Siamo giunti al momento di dedicarci alle molle. Quindi andiamo come prima cosa a creare una bone per ognuna. Quindi questa qua andiamo a identificare i fulcri. Quindi nascondiamoci un attimino l'armatura. Quindi una bone che vada da questo aggancio a questo aggancio. Quindi object mode. Selezioniamo questo, tasto tab per passare in edit, selezioniamo tutti i vertici con l'X-ray attivo, tasto destro, snap cursor to selected. Ok, a questo punto torniamo in object mode. Selezioniamo la nostra armatura, passiamo in modalità Edit Add Single Bone. Quindi la bone mi si crea all'interno dell'armatura esistente, operando in modalità Edit. Se avessimo operato in modalità Object, si sarebbe creato un altro oggetto armatura con la bone al suo interno, un'altra collection armatura. Quindi noi la vogliamo dentro questa collection, quindi dobbiamo operare in edit mode. Quindi questa bone, tasto destro, snap, selection to cursor. Andiamo in modalità wireframe, non si vede nulla, dove è il cursore? Ah, ok, me l'ha già messa dove stava il cursore, perfetto. Quindi adesso mi sposto il cursore. Quindi nascondo nuovamente l'armatura. Object, mi sposto il cursore in corrispondenza del centro di questo fulcro, di questo bussolotto. Quindi tasto tab, tutti i vertici sono già selezionati, tasto destro, snap, cursor to selected, passo in modalità object. Riattivo la visibilità dell'armatura, seleziono la tip della mia bone in modalità edit, tasto destro, snap, selection to cursor. Ed ecco qua la mia bone. Quindi questa la chiamiamo, quindi questa molla come l'ho chiamata? Molla 01. Quindi questa la chiamerò Spring Bone.1. Idem andiamo a fare con l'altra. Ed ecco qua le nostre bone. Quindi questa qua la chiamiamo Spring Bone.2. E la coloriamo sempre di questo arancione qua. Ok, ma è poco visibile vicino a questo rosso. Facciamola verdastra, così da verdastra non si vede proprio. Violetta, noi facciamo la violetta, anche questa violetta, dai. Ok, quindi questa bone, la Spring Bone 2, ha bisogno di un target, perché per questo il target potrebbe essere la C-Chain 1. Qui invece non ha un target, quindi con questa selezionata in edit mode selezioniamo la tip, premiamo E per estrudere, andiamo in verticale premendo l'asse Z.
Ok, quindi questa sarà la Spring Bone. Item, roll 0 ed eccola qua. E ora ovviamente dobbiamo aggiungere i constraint perché queste bone possono strecciare. Quindi selezioniamo la prima, aggiungiamo in modalità pose, andiamo qui su bone constraint e aggiungiamo un stretch to. Il target sarà l'armature e come bone la C-Chain 1. C-Chain 1. Poi andiamo alla seconda, anzi andiamo alla, sì, alla seconda. Sì, alla seconda. E anche qui, sempre dal bone constraint, andiamo ad aggiungere un stretch to. Target sempre l'armatura e spring bone target. Spring bone target. Ora, questa bone va imparentata a questa, ovviamente, perché deve seguire nei movimenti. Quindi selezioniamo questa in modalità edit. Quindi 1, 2, Ctrl P, parent keep offset. Quindi questa bone va imparentata a questa. Shift P e Ctrl P, keep offset. E invece questa bone va imparentata a questa. Quindi Ctrl P, keep offset. In edit mode, sì, questa a questa. Ah, è già imparentata. Quindi è il momento di fare un test. Quindi andiamoci a cercare la nostra A-Chain Target, quindi la handle della cinematica inversa, e proviamo a trascinare. E il sistema funziona. Mettiamoci un attimo di lato per vedere meglio. Salviamo le bone viola. Vedete come strecciano? Ecco, così si vede bene come si accorcia e si allunga. Ok, a posto. Alt G per tornare alla rest position. Salviamo. Niente, il passo, lo step successivo è quello di legare la geometria delle molle alle relative bone. Se vogliamo avere pieno controllo sulle deformazioni delle molle, occorre trattare le parti ad elica soggette a deformazione, quindi ad allungamento ed accorciamento, diversamente dai ganci, che sono invece la parte non soggetta a deformazioni, quindi la parte rigida. Per ogni molla useremo tre volte la funzione hook, che significa gancio, per legare i vertici della curva generatrice, della molla alle varie bone. Prima di procedere, dobbiamo selezionare le bone alle quali abbiamo assegnato il constraint stretch to e mettere su non il maintain volume. In modalità object selezioniamo l'oggetto molla 01 underscore CRV che sta per curve. Andiamo sul tab modifiers properties. Add modifiers, deform, hook.
add modifiers the form hook, add modifiers the form hook. Sì, lo aggiungiamo tre volte. Il primo hook lo chiamiamo hook top. Il secondo lo chiamiamo helix. E il terzo done. Ok, quindi per ogni molla useremo tre volte la funzione hook, che significa aggancio, per legare i vertici della curva generatrice alle varie bone. Allora, cerchiamo di fare un po' di pulizia, di ricavarci un po' di spazio. Ok, gli hook ce li abbiamo tutti. Intanto l'object qua è sempre l'armatura. Per ogni hook da bone, adesso andiamo a vedercela. Ok, allora andiamo in wireframe, così passiamo in modalità edit e cominciamo. Allora, i vertici che vanno da questo, control premuto, doppio clic a questo, diciamo che li facciamo interessare dalla C-Chain 1. Quindi top hook, C-Chain, C-Chain 1. E assegna. Falloff. Linea. Passiamo alla hook helix, quindi da questo vertice a questo vertice, quindi control premuto doppio clic. Quindi questi vertici li assegniamo alla spring bone, quella che ha lo stretch. Quindi bone. Spring bone 1, spring bone 1, assegna, fall off, linea. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, andiamo su questo, quindi da qui doppio clic col tasto control premuto a qui, allora facciamo lavorare sulla A-chain 3, quindi A-chain 3, assegna, fall off, linea. Andiamo a vedere se abbiamo fatto bene, quindi passiamo in modalità object, selezioniamo l'armatura, tasto tab. Per passare in modalità pose, niente, devo andare qua. Quindi mi seleziono la A-chain target, che è la handle della cinematica inversa, e proviamo a trascinare. Oddio, che succede qua? Interessante. Aspetta un po', non sarà mica il modificatore, vediamo un po', selezioniamo, allora torniamo alla rest position, quindi Alt G, selezioniamo la nostra spring, eia, andiamo a levare il subdivision. Via. Passiamo in modalità pose mode, quindi con la nostra A-chain target,
Eh sì, adesso funziona. Ok, quindi Alt G. Se mettessi il modificatore dopo gli hook, quindi deforma, subdivision, andiamo a 2. Vediamo un po', quindi torniamo qui. Il pose e c'è in target, così funziona. Ok, quindi lo vuole ovviamente dopo gli hook. Ok, Alt G, torna alla rest position, salviamo, save as B. Andiamo a sistemare l'altra molla. 15 e 16, quindi allora selezioniamo questa molla, andiamo in modalità edit e cominciamo. Quindi allora occupiamoci dell'altra molla, quindi la molla 02. Togliamogli direttamente la subdivision, passiamo in modalità edit e possiamo fare che ecco qua che è impazzita lo zoom. Così va. Allora, facciamo che da devo aggiungere gli hook, quindi add modifier the form hook. Duplicate and duplicate. Quindi hook, questo lo chiamiamo up, questo come l'altro hook, helix e hook. Ok. Quindi anche qua l'armatura, armatura e armatura, andiamo in modalità edit, ok, quindi facciamo così. Da qui a qui, spring bone target. Spring bone target, assegna, fallo fuori rimasto lineare. Ok, poi andiamo da qua fino a direi qua, fino a qua. Non ci pensare un attimo, facciamo fino a qui. Da qua fino a qua. Ok, helix, spring bone 2, quindi spring bone 2, assegna, e invece da qua diciamo fino a qua facciamo la A chain 1, A chain 1, assegna. Ok, torniamo qui un attimino, modalità pose e chain target, andiamo a vedere come si deforma. Andiamo a vedere, ops, maledetti shortcut.
Vabbè, molto rigido, molto lineare, diciamo che uno smoothing sarebbe servito. Va bene, dai, comunque ci la molla funziona. Ci accontentiamo così, poi eventualmente vedremo di qualche tecnica magari per skinnarlo con le bone invece di fare questo hook che, a meno che non abbia la possibilità di fare una sorta di smoothing, per adesso mi accontento di questo. Quindi aggiungo un altro modificatore di Subdivision Surfaces, lo porto a 2. Ok, e ci siamo, quindi torniamo sulla nostra armatura in modalità pose, Alt G per tornare alla rest position e abbiamo ultimato anche il rig delle molle. Quindi il prossimo step, il prossimo video ci occupiamo dei controlli.